Il Festival della Divulgazione finisce con un ospite speciale che chiuderà tutto il passaggio che abbiamo fatto da ieri a oggi all'interno di questo tema che è la forma del domani, ovviamente a condurre il nostro Pierluigi. Buona serata. Grazie, benvenuti, insomma, o ben trovati per chi già ha partecipato all'incontro molto interessante di prima con Luca Simonetti. Abbiamo praticamente pensato a questo pomeriggio come una combinazione di incontri che potessero in un certo qual modo andare ad affrontare delle tematiche che sono complementari e che ci riguardano molto da vicino. Noi abbiamo deciso, quando abbiamo ragionato insomma sul tema da dare al festival quest'anno, la forma del domani, proprio perché ci siamo immaginati e abbiamo visto quelle che sono poi anche le necessità di approfondimento sulle dinamiche sociali e di comunicazione che vanno a definire quella che è la nostra partecipazione alla costruzione del futuro, sia da un punto di vista paesaggistico, sia da un punto di vista poi proprio di partecipazione democratica. Io proprio a partire da quest'ultima cosa che ho appena detto, ringrazio Gilberto Corbellini per essere qui con noi oggi pomeriggio, ci ha veramente regalato la sua presenza qui, è venuto, insomma, è arrivato poche ore fa da Roma e domani mattina, insomma, ripartirà anche presto, preso da ovviamente i mille impegni che ha, quindi veramente grazie di essere qui con noi. Gilberto Corbellini, per i pochi che ancora non lo conoscono, è professore ordinario di storia della medicina e insegna bioetica anche alla Sapienza di Roma, e poi nell'ultimo anno è diventato direttore del Dipartimento di Scienze Umane e Sociali e del Patrimonio Culturale del CNR. L'ho scritto perché insomma è abbastanza articolato come titolo e quindi ho preferito scriverlo. Allora, con Gilberto, ci diamo del tuo anche qui, volevamo iniziare una riflessione proprio a partire anche dalle cose che ci siamo dette prima, insomma, che abbiamo sentito prima. In particolare approfondiamo, cerchiamo di capire un attimo quello che è il tema di democrazia, perché pare che nella società che stiamo vivendo attualmente il concetto di democrazia sia legato principalmente a due elementi. Il primo è avere la possibilità di esprimere un'opinione su qualsiasi cosa succeda, e il secondo avere la possibilità in un certo qual modo di esprimere il proprio voto. Ma la democrazia è solo questo? Si può ridurre solo a questi due elementi? Perché pare che effettivamente il dibattito, quando si parli di qualsiasi cosa, che sia scientifica, che sia di scelte strategiche, che sia di altro tipo, sia relativo solo a questi due aspetti. Sì, grazie, intanto grazie per l'invito a questa iniziativa così molto interessante e che affronta questioni che oggi non sono frequentemente discusse. Allora, la parola democrazia è una parola facile da usare, ma è una parola storicamente, insomma, carica di significati che sono cambiati. Noi andiamo tranquillamente a dire che gli ateniesi avevano una democrazia. Sì, gli ateniesi erano una democrazia, ma la struttura, la forma di quella democrazia era molto diversa, diciamo, da quella, da come poi si sarebbe evoluta, perché poi democrazia vuol dire potere del popolo. Poi c'è una grande discussione, potere dal popolo, del popolo per il popolo, insomma, tutte queste questioni qua, su cui si possono leggere i libri di Sartori sulla democrazia, che discetta con grande intelligenza su tutte queste questioni. Il fatto è che noi abbiamo un'idea, appunto, oggi, attraverso, diciamo, una percezione molto, molto immediata, poco pensata, che la democrazia consista semplicemente nel poter esprimere un proprio voto, nel poter dire la propria opinione. Cioè, questa è in realtà la libertà di espressione, è una componente fondamentale di una democrazia, ma da un certo momento in poi nel mondo occidentale, e non lo si chiamava nemmeno democrazia, perché non dimentichiamo che fino agli inizi dell'Ottocento la parola democrazia era un insulto. Cioè, quindi quando i
padri fondatori negli Stati Uniti creano la prima democrazia, loro parlano e preferiscono parlare di repubblicanesimo. Perché il repubblicanesimo, che viene un po' anche dalla tradizione romana, ma che poi è stato anche identificato da Machiavelli e da altri autori, mette l'enfasi sulle procedure e sulla legge, piuttosto che su una partecipazione così un po' dozzinale da parte del popolo. Anzi, i padri fondatori, alcuni dei padri fondatori, erano terrorizzati dall'idea, diciamo, che si affermasse questa visione della democrazia in cui tutti quanti partecipano e se poi c'è la maggioranza esercita una dittatura, cambia tutto quanto e succede un macello. E quindi, diciamo, insistono molto e si è insistito e si insiste nella tradizione anglosassone sullo stato di diritto, cioè sul primato della legge. Quindi a me, quando uso il termine democrazia, preferisco far riferimento al fatto che in una democrazia tutti sono soggetti alla legge, punto. E che c'è una separazione dei poteri per cui, diciamo, il potere politico non va a, diciamo, influenzare o a decidere o a stabilire che cosa deve fare il potere giudiziario. Quindi questi elementi formali hanno fatto sì che, grosso modo, dall'Ottocento in poi, delle democrazie, principalmente con queste caratteristiche, abbiano avuto una evoluzione nel mondo occidentale, abbiano portato una quantità enorme di libertà, ma anche una quantità enorme di problemi, perché alcune dittature sono venute proprio dal fatto che le democrazie non aveva gli anticorpi per... intese populiste. Come diceva Churchill, insomma, la democrazia è il peggior sistema di governo a parte tutti gli altri. E infatti si citava prima Sartori, c'è stato anche un altro grande politologo italiano, Norberto Bobbio, che parlava appunto di democrazia formale, che era quella, insomma, che abbiamo appena descritto, e poi una democrazia che si è andata sempre di più a esplicitare in democrazia sociale, anche con l'acquisizione dei diritti civili e politici che noi oggi consideriamo come facenti parte sostanziale della nostra attività e vita democratica, e che molto spesso però ci dimentichiamo. Quindi non è solo poter esprimere un'opinione e dare un voto, ma sono una serie di azioni molto più ampie. Rispetto a questo, però, c'è nei tuoi ultimi libri, insomma, quelli che poi ci hanno consentito anche di inquadrare questo intervento nell'ambito del tema che stiamo sviluppando, un altro aspetto che adesso vorrei affrontare un attimo separatamente, poi vediamo se e come convergono, che invece è la scienza. La scienza che molto spesso nel comune sentire viene interpretata come una serie di nozioni, cioè la scienza ci dice come funziona il mondo, ce lo spiega, perlomeno su alcune cose che possono andare dall'astrofisica alla genomica, ma allo stesso tempo la scienza ha un metodo e la scienza è costituita anche da una comunità di persone, di inter pares che tra di loro discutono. Ecco, ci puoi raccontare un po' effettivamente anche questa evoluzione della scienza nel contesto perlomeno occidentale e come e se questa cosa poi va ad influenzare questa dinamica sociale? Ma, sì, io penso, almeno l'ho scritto, a un certo punto, un po' di anni fa, una decina di anni fa, mi sono incuriosito guardando, leggendo, mi ricordo, studiando gli statuti delle prime accademie scientifiche, in modo particolare anche l'Accademia dei Lincei, la Royal Society, e mi sono poi andato a vedere, a guardare, e poi anche tutta una serie di altre evoluzioni che ha avuto l'organizzazione, diciamo, sociale della comunità scientifica nel 600, cioè soprattutto nel 700, e poi mi sono andato a guardare un po' di manuali di storia della democrazia e del pensiero politico. E curiosamente, a parte un paio, devo dire, ne ho comprati 20 online, in giro per il mondo, quelli più usati, e sono andato a vedere che posto danno questi manuali alla scienza e nella storia delle democrazie, delle libertà in Occidente, dello Stato di diritto, eccetera. Il posto è zero, quasi zero. Sì, si cita la rivoluzione scientifica, sì, è stato un affare. E invece, quando uno va a vedere le cose un po' in dettaglio, le cose sono interessanti, molto interessanti, perché se uno va a leggere lo statuto della Royal Society, dentro lo statuto della Royal Society sono indicate una serie di regole
che se uno toglie il fatto che fosse la Royal Society, potrebbero essere gli elementi di una costituzione politica liberal-democratica, tranquillamente, insomma, in cui si dice fondamentalmente che le persone sono tutti uguali, quindi gli scienziati che partecipano e che discutono di un fatto scientifico sono tutti uguali, quindi non c'è qualcuno che in ragione di qualche cosa può pretendere che il suo punto di vista vada e si eserciti, che nessuno può essere giudicato per le sue opinioni, per quello che pensa, che tutti quanti devono rispondere con i fatti, portando dei fatti a sostegno delle loro tesi, e che quella comunità degli scienziati è una comunità appunto che si rispetta e discute all'interno di logiche e di esperimenti. E questo è il modo in cui nascono le prime comunità scientifiche occidentali, che sono anche delle comunità pubbliche, che organizzano esperimenti pubblici, che vanno in giro insomma, nei luoghi, nelle città, insomma, i nostri festival della scienza, tutte le nostre iniziative, insomma, nell'Inghilterra del Settecento erano pieni insomma, di questi eventi in cui venivano portati al popolo, alle persone, veniva dimostrato cosa si poteva fare anche con questi esperimenti sul vuoto, eccetera, per cui si potevano vedere delle cose che facevano impressioni. Quindi questo è stato un modo attraverso cui la scienza ha influenzato lo sviluppo della modernità occidentale. Molti dei pensatori che hanno formulato le teorie o le visioni politiche che consideriamo democratiche, da Spinoza, Locke, eccetera, erano persone che studiavano la scienza, conoscevano la scienza, conoscevano la meccanica e la fisica del loro tempo. Locke era amico di Newton e parlava regolarmente con Newton. Anche alcuni pensatori che noi ci dimentichiamo, Montesquieu, quello che ha introdotto lo Stato di diritto e la separazione dei poteri, è uno che nasce come naturalista, i suoi primi lavori sono lavori di carattere naturalistico, lui studiava le società come si studiano naturalisticamente delle realtà umane ed è arrivato a proporre queste idee, ma insomma, pensiamo ai padri fondatori, insomma. Jefferson leggeva i principi di Newton e non erano tantissimi quelli che sapevano leggere i principi di Newton. Adams conosceva benissimo la fisica, erano tutte persone che avevano un rapporto normale, regolare con la scienza, e il primo paragrafo della Dichiarazione di Indipendenza contiene due affermazioni che sono prese direttamente dalla scienza, cioè che esiste una legge di natura e che alcune cose, alcuni principi sono autoevidenti. Autoevidenti viene dagli elementi di Euclide, insomma, gli storici della scienza hanno dimostrato che viene esattamente da lì. E la Costituzione degli Stati Uniti è zeppa di metafore di carattere meccanico-scientifico. I checks and balances, che cosa cavolo sono? I pesi e i contrappesi che si devono mettere in un sistema vengono esattamente dalla fisica statica di quel tempo. Allora, la scienza, le idee della scienza come analisi della realtà, come modi di impostare un discorso costruzione dell'architettura di un paese, è stata importantissima ed ha continuato a essere importante nel mondo occidentale, nel pensiero occidentale, fino almeno agli inizi del Novecento. Dopo le cose sono cambiate e questa situazione ha preso la piega che ha preso nel mondo occidentale, per cui il mondo occidentale e le società occidentali stanno allegramente segando il ramo sul quale sono sedute. Questa piega si è presa dopo la Seconda Guerra Mondiale. Prima le scienze politiche, le scienze sociali ambivano, se tu vai a vedere la storia degli istituti, delle ricerche, delle pubblicazioni nel campo delle scienze politiche, delle scienze sociali, negli Stati Uniti la loro ambizione è quella di usare i metodi delle scienze sperimentali per arrivare a capire come funziona la società, e quindi fornivano anche alle elite che poi andavano al governo degli strumenti per orientarsi. Quindi questo peso,
torno a dire, il peso della scienza ce l'ha avuto, ma anche perché la scienza comunque si capiva e si capisce che ha questa caratteristica estremamente, diciamo, originale, unica, che come dire, riesce a separare la scienza, se viene difesa, non gli scienziati. Gli scienziati non riescono a separare i fatti delle loro preferenze psicologiche, gli scienziati sono terribili, hanno pregiudizi, sono biased, eccetera. Però si dà il caso che il modo in cui poi la scienza sia strutturata sia che tu fai un esperimento, porti i risultati, hai una teoria, la pubblichi, la dici in giro, beh, il giorno dopo il 90% dei tuoi colleghi si attrezzano per falsificarla, per dimostrarti che hai sbagliato. Quindi se non ci riescono... Il motore primo è sempre un po', no? Esatto, questo, un po' l'invidia, c'è arrivato lui, devo vedere se ha sbagliato. Va così. Benissimo, per carità, cioè, è quello che in effetti salva la scienza, che poi la salvano due cose, la salvano il fatto che ha trovato un metodo e a un certo punto, perché la scienza non nasce in... anche se avevano delle idee estremamente originali da un punto di vista epistemologico in Grecia, ma nasce nella seconda metà, ma nasce insomma nel 500, nel 600, perché servono alcune tecnologie, servono alcuni concetti, serve la possibilità di interrogare la natura in modi che fino a quel momento, quando questo succede, le cose vanno da sole, la scienza sopravvive malgrado gli scienziati. E si parlava prima di questo metodo scientifico, no? Quindi descrivere innanzitutto ciò che si vede in natura, diciamo così, poi fare delle ipotesi, fare degli esperimenti, essere addirittura in grado di prevedere quello che succederà. E questo è vero fino a quando qualcuno non dice, non scopre un errore, non falsifica, no? Il metodo di Popper, questo ci ha insegnato. C'è però un approfondimento che ti vorrei chiedere, cioè... è stato fatto un breve cenno, cioè quando io pubblico un qualcosa di scientifico o che penso sia scientificamente valido, poi c'è una comunità di scienziati e ultimamente, negli ultimi due anni, anni e mezzo, c'è stato un grosso dibattito anche nell'opinione pubblica sul fatto della scienza se sia o meno democratica, no? C'è chi dice no, ma la velocità della luce non si decide per alzata di mano e quindi... Però mi pare che anche in queste risposte, in queste affermazioni, si ricada un po' nel paradosso che ci diciamo all'inizio, cioè nel fatto che si racchiuda il concetto di democrazia al esprimere opinioni e dare un voto. In realtà forse sarebbe opportuno, ecco questo ti chiedo, possiamo approfondire un attimo anche qual è la relazione nella comunità, perché forse il discorso del fatto che la scienza sia o meno democratica è da legare più che al suo metodo a come questo metodo poi viene condiviso nell'ambito di una comunità scientifica. Beh, sì, questo è insomma, una comunità scientifica come appunto nel momento stesso in cui nasce si mette d'accordo su qualcosa, così come una popolazione, una società, un paese che nasce, si dà una costituzione, no? Allora, nel momento in cui ci si mette d'accordo che si usa quel tipo di metodo, allora non è che perché le cose, diciamo, che tu sostieni, che qualcuno sostiene, o che qualcuno pensa, non sono dimostrabili o sono confutabili all'interno di quel metodo, si prende il pallone e si va via perché si decide di non giocare più, come fanno le pseudoscienze, no? Cioè, gran parte delle pseudoscienze funzionano così, cioè, prima vogliono essere riconosciute come scienze, poi gli scienziati dicono no, guarda, insomma, cioè, queste robe che tu dici non esistono, così non si procede, diciamo, l'onere della prova tu lo stai invertendo, eccetera, e allora dicono no, insomma, io non gioco più, la scienza, diciamo, è cattiva oppure è influenzata dai poteri economici o cose dei poteri forti e dal fatto che la scienza ha sempre compiuto errori e quindi chi propone una teoria che sia avanza per errori, mica la scienza avanza perché cioè Popper parlava di trial and error, cioè tentativi e confutazione dell'errore, perché se tu non sei in grado di confutare l'errore praticamente non avanzi non acquisisci conoscenza. Ora, il problema è se la scienza sia democratica o meno, è lo stesso discorso appunto che si fa per la democrazia. Certo, appunto, se la Terra gira intorno al Sole o viceversa non si può votare in Parlamento, noi siamo riusciti a votare in Parlamento la famosa sperimentazione della legge di Bell, credo che siamo l'unico paese al mondo, credo, insomma, non lo so se ce n'è qualcun altro che ha
votato un tema scientifico in Parlamento, però questa è la caratteristica fondamentale, diciamo, del metodo scientifico, e poi dei metodi scientifici, perché poi uno dice metodo scientifico, ma dice, ah, ma no, ma come? Era come quando c'è stata tutta la questione dell'HIV e dell'AIDS, che tutta una parte, diciamo, di persone, anche scienziati molto famosi negli Stati Uniti, uno dei più importanti scienziati degli Stati Uniti, che si chiama Doisberg, che si è giocato a reputazione perché a un certo punto ha deciso che secondo lui l'HIV non causa l'AIDS. Perché l'HIV non causa l'AIDS? Ma perché non rispetta i postulati di Koch, perché nessuno l'ha isolato veramente all'interno del corpo. E come, certo, ma se è un retrovirus non mica lo puoi isolare, no? Perché si va subito a nascondere nel genoma delle cellule. Insomma, quindi non c'è solo, appunto, che io l'HIV lo trovo dentro a un paziente malato, o che lo posso isolare, coltivare se non sono in grado. Ho tante modalità, cioè, quindi ci sono, diciamo, i casi di persone che si sono infettate per il sangue, poi c'è l'epidemiologia, poi ci sono tanti modi attraverso i quali tu accerchi un problema e un fenomeno e ne ricavi, diciamo, una serie di indicazioni che possono essere più o meno, come dire, forti, consistenti, e quindi magari vai alla ricerca del fatto che riesce a rafforzare il rapporto da un determinato fattore e un determinato effetto, quindi rafforzare la causa, oppure devi rimanere in quell'ambito vago in cui c'hai solo la correlazione statistica, eccetera, per cui, insomma, ci si fanno un sacco di pippe su queste cose qua, però è così che funziona, perché poi piano piano ci sono sempre quelli che, usando questo metodo, che prevede appunto il controllo da parte di altri, prevede che tu costruisci un modello, magari arrivi solo per via matematica a fare un certo tipo di ipotesi, oppure fare esperimento, eccetera, altri lo controllano, magari oggi si controlla prima che sia pubblicato, cioè fino all'Ottocento era abbastanza facile andare sui giornali, oggi c'è la cosiddetta peer review, cioè quindi le riviste sono più importanti, quando mandano una proposta di articolo, loro lo mandano ai massimi esperti su quell'argomento, e questi dicono no, questa è una porcata, no, qui c'è un errore qua, no, rifai questo esperimento, e in questa maniera si è sicuri che quello che viene pubblicato almeno è già stato passato una prima analisi, ma poi si rifanno gli esperimenti, in alcuni settori gli esperimenti si rifanno e si scopre che nonostante avesse passato la peer review, diciamo, non si ottengono gli stessi risultati. Recentemente questo è stato per gli esperimenti, cioè per una buona parte di ricerca sul cancro, che alcuni risultati non sono riproducibili. Però, voglio dire, se uno si aspetta di vivere nel migliore dei mondi possibili, ha sbagliato e, insomma, deve cambiare pianeta o universo. In questo mondo la scienza non è sicuramente il migliore dei metodi, ma non ce n'è uno migliore della scienza per arrivare a trovare come stanno effettivamente le cose, un po' come con la democrazia. Si parlava prima, appunto, di questo rapporto tra scienza e democrazia, e di come effettivamente il tutto sia nato anche in queste società, non citavamo la Royal Society, che paradossalmente nell'Ottocento erano proprio in queste società, in queste accademie, che si produceva conoscenza, non era nelle università. E quindi, diciamo, c'è questo aspetto che, come giustamente dicevi anche tu prima, aveva uno strettissimo rapporto anche con la divulgazione. Cioè, i primi testi che provavano ad avvicinare i risultati scientifici al pubblico, ai non esperti del settore, sono nati proprio in queste accademie. Quindi c'è stato, oltre a questa relazione poi di questi... Ecco, la domanda è questa: è possibile che poi il fatto che proprio in quel periodo, poco prima, poco dopo, questo influsso della scienza si sia ripercosso poi anche negli statuti, nelle costituzioni di questi paesi occidentali, ci sia questo nesso anche con la volontà poi di uscire fuori, di raccontare, o è una tesi un po' azzardata? Cioè, quando è che, se perché si è iniziato a incrinare questo rapporto tra divulgazione, chi fa ricerca, e l'impatto sulla società? Ma la divulgazione in realtà c'è sempre stata, è cambiata, perché, insomma, quello che era, tra virgolette, la divulgazione nel
Settecento e quella che è diventata poi nell'Ottocento sono una cosa diversa. Se volessimo guardare un po' a grandi linee, noi dovremmo pensare che la scienza in buona parte, cioè che la scienza nasce fuori dall'università, perché le università fino alla fine del Settecento, soprattutto fino all'Ottocento, sono in mano al potere religioso, al potere politico, e quindi non c'è libertà nelle università. E quindi chi sono quelli che sostengono la scienza? Sono appunto i mecenati, la scienza lo fanno le persone, insomma, che hanno soldi e che lo possono fare per hobby, lo fanno perché alcune imprese o qualcosa, cioè su alcuni, diciamo, alcune persone, insomma, sono interessate ad avere un supporto anche tecnico nella formazione, cioè di alcune figure che diventano importanti per lo Stato, e quindi dopo l'università acquisisce la scienza, quindi la scienza nell'università ci si forma scientificamente, e comincia la Germania, non è mica un caso che la Germania in 800 diventi il paese economicamente e militarmente più potente al mondo. Con von Humboldt. Esatto, cioè, diciamo, la Germania diventa fondata, cioè si fonda se stessa sostanzialmente, insomma, sulla scienza e su un tipo di insegnamento dove la libertà accademica è la base di tutto. Cioè, noi oggi di queste cose tendiamo a dimenticarcene, ma per molto tempo le persone, cioè scusate, gli scienziati o i ricercatori, Galileo ne è un esempio, ma molti altri, insomma, non è che potessero insegnare o dire quello che volevano, e ancora oggi si sta tornando in alcuni paesi e anche negli Stati Uniti a non poter magari insegnare quello che si ritiene giusto insegnare, che debba essere la politica, insomma, a decidere o stabilire se insegnare l'evoluzione o il disegno intelligente. Quindi nell'Ottocento però questa influenza sociale ed economica che acquisisse la scienza, e con il fatto, insomma, che le società, diciamo, capitaliste cominciano anche ad avere delle figure crescenti, una popolazione crescente di persone interessate a leggere cose a loro accessibili, nasce la vera e propria divulgazione alla fine dell'Ottocento, che poi va avanti e ha tutta una sua storia. Però prima si parlava, quando nell'intervista che c'è stata con Luca, si parlava appunto di fiducia. Beh, certo, però in quel momento, in larga parte, almeno fino agli inizi del Novecento, su un piano sociale non si mette minimamente in discussione la scienza, la competenza, le tecnologie. Insomma, non dimentichiamo che Lincoln, quando fa il discorso, il discorso prima della battaglia di Gettysburg, crea la National Academy of Science, cioè dice: questo sarà, diciamo, lo strumento con cui il nostro paese un giorno potrà rinascere. E dopo la Seconda Guerra Mondiale, che cosa fanno? Roosevelt, che era morto, ma Bush, comunque Vannevar Bush, eccetera, cioè, che non, diciamo, era parente però del che Bush, non era parente del Bush, cioè, dicono che se gli Stati Uniti vogliono acquisire un reale potere politico economico nel mondo, devono investire in ricerca di base. Noi oggi siamo qui ancora, ricerca applicata, ricerca di base, no, ricerca di base. E nasce la National Science Foundation, che finanzia ricerca di base, e gli Stati Uniti nel giro di 20 anni, diciamo, sono al vertice della ricerca scientifica. Quindi è un momento in cui la società, larga parte della società, guarda con fiducia, tra virgolette, a parte, insomma, l'uso dei gas nervini e dell'iprite in Belgio da parte, tra l'altro, di uno dei più importanti scienziati chimici del Novecento. Quindi, insomma, è una situazione anche in cui la chimica, per esempio, comincia a essere percepita con qualche sospetto. Ma poi le cose cambiano radicalmente nei rapporti tra scienza e società negli anni 60. E non è un caso che quando nell'85 la Royal Society, sempre, mette su una commissione costituita dai più importanti scienziati britannici, che pubblica il cosiddetto Bodmer Report sul Public Understanding of Science. E c'è scritto una cosa, è molto semplice, dice: signori,
stiamo attenti che là fuori, nella società, ci cominciano a guardare con sospetto per quello che facciamo. E siccome loro votano e i politici vogliono il loro voto, se noi non facciamo qualcosa rischiamo di trovarci senza soldi per fare le nostre ricerche, se non peggio. E in Gran Bretagna qualcosa si fa. La Gran Bretagna investe una cifra ingente, che sono, diciamo, diversi centinaia di milioni di sterline negli anni 90, con l'obiettivo di costruire un science center, cioè un museo scientifico, a un'ora di macchina da qualunque cittadino britannico. E lo fanno. Cioè, se voi andate in Gran Bretagna, in qualsiasi posto dove vi trovate, entro in un'ora voi raggiungete uno di questi science center creati con i finanziamenti del Wellcome Trust soprattutto, eccetera. La cosa interessante, la cosa che lascia un po' perplessi però a un certo punto, è che nonostante tutti questi soldi spesi, una quantità veramente ingente che non neanche ci immaginiamo, che è stato fatto per la divulgazione, per migliorare la comprensione della scienza, la percezione della scienza in Gran Bretagna non è significativamente migliorata. No, pensavo ci fosse un però, no, invece stavo aspettando una, non so, un raggio di luce, no, invece è proprio finita così. Quindi, ma perché si citava prima questo documento, questo Public Understanding of Science, che punta a un'impostazione, correggimi se sbaglio, molto legata a un approccio, no? Cioè la società, per capirmi, ha delle nozioni di base così insufficienti che io devo lavorare affinché la conoscenza minima condivisa salga di un pochino. Poi però c'è stata anche un'evoluzione, se non sbaglio, sempre in Inghilterra, sì. Si è passati poi a un concetto diverso, che è quello di public engagement, cioè di coinvolgimento. Esatto, sì. E quindi, diciamo, anche questa evoluzione, forse il fatto di creare dei musei scientifici era più nella prima logica. Forse adesso è cambiata un po' anche questa dinamica, può essere questa una chiave di lettura, cioè quando si parla di public engagement, di coinvolgimento delle società nelle decisioni scientifiche, quando sappiamo che la conoscenza di base non può essere messa della società a livello degli scienziati che fanno ricerca anche di frontiera su tantissimi temi. Ecco, dove si chiude il cerchio, se si chiude? Sì, questa è una bella domanda. Il cerchio ci ho studiato un po'. Il cerchio non si chiude. No, ma io, diciamo, non sono arrivato al public engagement, perché secondo me il public engagement è un'evoluzione peggiorativa. Okay. Sì, perché a un certo punto tutto questo discorso della divulgazione è diventato un discorso un po', secondo me, un po' impressionista. Cioè, nel senso che sì, basta, cioè, non so, come uno che va in questi science center, eccetera, smanetta un po' con delle cose, vede delle robe, eccetera, un po' di luci. Siamo un po' il circo ottocentesco, no? E poi soprattutto con l'engagement lo portiamo dentro alle questioni controverse, cioè, per quelli della Royal Society, Pan Extended, non ci sono storie, cioè voi siete gli ignoranti, noi siamo quelli che sappiamo, ascoltate noi, eccetera. Ora, è vero che, e io, insomma, che insegno bioetica, insomma, l'ho capito presto, mai atteggiarsi, i medici mai atteggiarsi, soprattutto se le persone hanno un certo tipo di cultura, con un atteggiamento paternalistico, perché il paternalismo in certi ambienti, in certi contesti culturali, è morto e sepolto, quindi le persone vanno coinvolte e comunque gli va lasciato a loro, insomma, di decidere le cose. E quindi è ovvio che anche gli scienziati, quando partono dal presupposto che comunque loro sanno le cose, quegli altri sono ignoranti, mettetevi lì zitti che io vi dico come stanno le cose e poi voi ve ne andate via e non dovete fare altro che ripetere quello che dico. Questo non si può più fare, però non si può nemmeno, come dire, pensare che si possa partire da delle percezioni o da delle idee che così intuitive che le persone hanno, magari su questioni controverse,
portando poi invece dentro gli elementi della scienza. Perché nelle questioni controverse i psicologi ci insegnano molto bene che le persone, cioè, non usano il cervello ma usano la pancia, e quindi loro resteranno molto più legate alla posizione, al punto di vista che difendono, e non riusciranno a staccarsi dai loro pregiudizi per riuscire ad accedere a tutta una serie di informazioni, di conoscenze. Insomma, gli OGM sono, insomma, da questo punto di vista un caso tipico, insomma, cioè uno parte con l'idea, cioè, che sa già che gli OGM non vanno bene, tu gli puoi spiegare e portare quel tonnellate di statistica, non so, quindi è inutile che stiamo a discutere. Ma poi poi sugli OGM, sperando di non far preoccupare nessuno, devo dire che in Italia è proibita la ricerca in campo aperto sugli OGM, ma in realtà importiamo tonnellate, migliaia e migliaia di tonnellate ogni giorno di mangime OGM che finisce nella catena alimentare degli animali, nel latte, nei biscotti, quindi noi mangiamo, ma l'Italia però proibisce che si faccia ricerca, no? Quindi, diciamo, questo è un po' il paradosso tutto italiano. Noi arricchiamo il Brasile e l'Argentina, semplicemente, cioè noi compriamo dal Brasile e l'Argentina quello che i nostri maiscultori, per esempio, per quanto riguarda i mangimi, potrebbero tranquillamente produrre, con tutta una serie di abbattimenti, di costi sul piano, insomma, degli allevamenti, eccetera, però noi preferiamo, diciamo, questo atteggiamento, e poi a vendere questi mangimi OGM col diretti, insomma, che questo è il massimo, il paradosso di questo paese, no? Cioè col diretti che è contro appunto gli OGM, che fa le campagne contro gli OGM e che poi appunto vende nei consorzi. No, comunque, per finire il discorso di prima, ma brevissimamente, quindi io penso che insomma, non è che esiste, secondo me, un metodo per ricostruire la fiducia sociale nella scienza. Secondo me dovrebbe essere un compito della politica e dei governi proteggere la scienza dalla politicizzazione. Poi la gente pensi quello che vuole, ma che cavolo me ne frega a me? Però io non posso, cioè, visto che tu governo, cioè te usi le tasse degli italiani, di tutti quanti noi, non è che puoi usare le tasse mie, di tutti quanti noi, per far andare in malora il paese o la ricerca in un certo settore, perché il 45%, cioè, insomma, se l'avessero pensata così, che ne so, se, non è che quando abbiamo fatto in Italia il Creso, che è una varietà di grano che è stata ottenuta a fine anni 50, primi anni 60, prendendo una varietà di grano, bombardandolo con raggi gamma, il Creso è un OGM, punto e basta, non ci sono storie. Cioè, e tra l'altro un OGM fatto male, perché gli OGM di adesso sono puliti, sicuri, eccetera. Non è che siamo stati, che il governo, il Ministero dell'Agricoltura, eccetera, sono andati a chiedere a Coldiretti o a qualcun altro se potevano o non potevano fare il Creso. Hanno preso e hanno fatto il Creso. E grazie al Creso la bilancia dei pagamenti in Italia agricola negli anni 70 ha avuto un miglioramento che non c'era mai stato prima. Quindi se noi stiamo appresso al popolo, noi siamo sicuri che andiamo a fondo, cioè non, su questo non ci sono dubbi, cioè il popolo non sa le cose, il popolo ragiona con la pancia. E secondo me la democrazia rappresentativa, lo Stato di diritto servono esattamente a evitare, insomma, che persone che non sanno di che cosa si parla e che entrino in gioco e abbiano qualcosa da dire in merito a quelle che sono delle scelte che sono strategiche per il futuro di generazioni, perché noi stiamo mandando via decine e decine, centinaia ormai, di migliaia di giovani da questo paese, perché non si possono fare ricerca, non si può fare innovazione in certi settori. La Campania, leggevo recentemente, si sta spopolando. Tra l'altro non è che vanno via random, così random, vanno via quelli che quando arrivano alla fine del loro corso di studi o, diciamo, come dire, superiore o universitario, sono i più bravi. Non è che ci portano via quelli così.
che sono una via di mezzo, che sono assolutamente i più bravi. Quindi noi stiamo svuotando questo paese dell'intelligenza, cioè della capacità di avere, diciamo, delle persone anche che possono scendere in politica e disegnare un futuro. Infatti basta guardare chi oggi è sceso in politica, insomma. Cioè. No, non... diciamo, non commento ma condivido, ecco. C'è un tema che insomma secondo me merita anche un piccolo approfondimento, no? Pare però che questo atteggiamento del popolo che non è in grado di appunto decidere con cognizione di causa su queste, sulle questioni scientifiche, perché appunto non ha conoscenza, e poi adesso che la scienza si è sempre di più verticalizzata, insomma, se non studi per anni non riesci a parlare, a dire qualcosa di sensato. Pare però che l'attenzione sia prevalentemente centralizzata su due aspetti, quello dell'OGM, quindi la salute, al massimo la medicina. Non c'è lo stesso atteggiamento della popolazione nei confronti della scienza, degli scienziati, sulle scienze cosiddette dure, no? Sull'astrofisica, su questo tipo di cose, perché appunto la vedono probabilmente come un qualcosa di ancora più distante e lontano. Quindi probabilmente c'è anche un tema di comunicazione da parte degli scienziati che lavorano in queste aree di ricerca che potrebbe entrare nel ragionamento che abbiamo appena fatto, oppure ritieni che effettivamente sia così trasversale e valido per tutti? No, io penso che sia molto difficile, come dire, poter scatenare delle controversie sul bosone di Higgs o sul teorema di Fermat, insomma, cioè, quelle sono cose che tra l'altro le persone piacciono tantissimo, perché voglio dire, credo che gli eventi, cioè alcuni degli eventi più seguiti, siano gli eventi di matematica. Le persone piacciono tantissimo. A Roma, quando si fanno le conferenze di matematica, è strapieno, strapieno. Cioè, secondo me l'80% non capisce niente. Perché danno però, i numeri, no? Però voglio dire, ma non lì, okay. Eccetera. Cioè, poi parlano i fisici, si discute, cioè, una discussione sul tempo tra due fisici che dire, è piena di persone che sono contentissime, applaudono i due fisici con due cose, uno diverso dall'altra, ma non è che si schierano. Ma voi prendete uno che è pro OGM e uno anti OGM, mettetelo in una sala e mettete il pubblico e vedete come finisce, insomma. Sì, e c'è un altro aspetto molto interessante, che è quello molto spesso che viene così recriminato alla scienza, agli scienziati. Pare che sia difficile individuare nella scienza dei valori di tipo etico, di tipo morale. È vera questa cosa, e quanto questa percezione, se è così, va ad influenzare? La scienza ha una sua etica, una sua morale? Questa è una balla, cioè questa è una delle solite balle che a cui anche gli scienziati stanno appresso. Insomma, c'è un premio Nobel, insomma, che ha formulato questo concetto, secondo me, nel modo più chiaro, che si chiamava Jacques Monod, che parlava di etica della conoscenza scientifica, e lui diceva: cioè, state attenti a dire che noi scienziati non abbiamo un'etica. Ma lo sapete che noi, quando facciamo gli esperimenti e comunichiamo tra di noi, siamo impegnati a dire la verità, a non dire balle, a non falsificare i dati? E questo che cos'è se non un impegno morale? Quindi, secondo me, la scienza ha alla sua base un forte impegno morale. Nello statuto del Royal Society questo impegno morale è formulato anche in termini di eguaglianza, cioè tutte le persone appunto sono uguali. Non esiste la scienza musulmana, dicono i scienziati, non esiste la scienza ebraica, la scienza cattolica, eccetera. Tutte queste robe qua, da qui se ne stanno fuori, perché qua dentro le persone si rispettano tra di loro. L'unica cosa che non rispettano sono le teorie altrui, se queste non gli piacciono, li possono sparare come vogliono, ma le persone si rispettano, gli altri scienziati si rispettano. Prima, voglio dire, i papi, i cattolici, se tu la pensavi diversamente, ti tagliavano la testa, ti davano fuoco, ti chiudevano dentro un cuore. E questo, è tutto contemporaneamente. Esattamente. E questa secondo me è una buona novità. Un'altra cosa che a mio parere è da tenere in considerazione è che negli ultimi
vent'anni circa, noi abbiamo imparato delle cose molto interessanti su come funziona il senso morale umano, cioè perché noi o perché certe persone, diciamo, si comportano in un certo modo e altre invece non ci riescono, perché certe persone rispettano gli altri, perché certe persone dicono la verità, non mentono, non manipolano, hanno un atteggiamento altruistico piuttosto che strumentale, aggressivo e cose di questo genere. Beh, in realtà quello che viene fuori è che il cervello è organizzato in modo tale che se si fanno lavorare certe aree, il cervello è come un muscolo, insomma, cioè se tu lo alleni, cioè certe aree hanno più connessioni di altre, non c'è mica niente da fare. Quindi se tu alleni appunto il cervello attraverso il potenziamento di alcune aree cognitive che sono legate alla, diciamo, alla pianificazione, al calcolo, al controllo, e anche, quindi anche al controllo di quello, diciamo, che nel contesto in cui ti trovi, insomma, sono tutta una serie di aree che consentono di tenere a bada le intuizioni, le reazioni impulsive. E beh, insomma, queste cose qua, tenere a bada le intuizioni, le reazioni impulsive, noi veniamo al mondo tutti, grosso modo, xenofobi e razzisti, però alcuni poi lo rimangono e peggiorano pure. Altri invece, se gli vai a vedere il cervello quando gli fai vedere una fotografia di una persona di colore, magari l'amigdala gli si accende uguale, ma mai avrà una reazione, diciamo, di tipo negativo o di discriminazione sociale verso queste persone. Quindi attenzione, perché secondo me la cultura scientifica, questo non lo dico solo io, ma lo dicono anche alcuni psicologi dell'intelligenza, insomma, la cultura scientifica ha avuto un ruolo molto importante nel migliorare la qualità morale delle persone. Steven Pinker ha scritto 700 pagine, quello, il libro sui migliori angeli della nostra natura. Steven Pinker dimostra chiaramente che la riduzione della violenza nel mondo occidentale va di pari passo con la diffusione della scienza e poi anche della cultura scientifica. Queste nostre società nelle quali ci troviamo così bene, che appunto ci hanno quasi stufato, quindi vogliamo tornare nel mondo tribale, mi sembra di capire, e queste cose qua, le abbiamo ottenute attraverso certi tipi di istruzione, attraverso una certa forma di educazione, la principale delle quali, secondo me, è l'educazione scientifica, perché vuol dire le poesie, la filosofia, le preghiere, tutte queste cose qua si facevano anche prima della scienza, non è che le società che usavano principalmente questa cultura fossero poi, insomma, così... C'è stata un'evoluzione... Così gradevoli. Sì. E c'è però una... mi veniva in mente prima, insomma, stavamo parlottando prima di iniziare l'incontro, sul fatto che c'è un problema nella nostra società, no? Si diceva la società italiana è costituita, almeno recenti studi ci dicono che il 70% è costituito da analfabeti funzionali, cioè stiamo parlando di, quando si parla di analfabetismo funzionale si intendono persone che alcune non leggono proprio, altre che invece leggendo un testo poi lo finiscono di leggere e non capiscono che cosa hanno letto. E mi veniva in mente un parallelo un po' simpatico, il famoso Yogi Berra, questo allenatore di baseball statunitense che era famoso per i suoi aforismi, diciamo, tra il paradossale e il simpatico, che a una cameriera che gli chiedeva se la pizza preferiva fosse tagliata in 4 o in 8 pezzi, disse no, in 4 perché 8 forse non mi vanno. Ecco, allora dico, noi forse in Italia siamo arrivati un po', no, una società alla Yogi Berra, cioè nel senso non riusciamo a percepire delle questioni di base che effettivamente poi vanno ad inficiare anche la nostra partecipazione democratica. Questo, io penso che questa sia una situazione drammatica, perché quando negli anni 50 i politologi studiavano una serie di parametri
che erano ritenuti necessari, anche se non sufficienti, per avere, perché una società, un sistema evolvesse verso la democrazia, e uno di questi parametri era il livello di alfabetizzazione. Ma lì parlavamo di alfabetizzazione tout court, cioè sapere leggere e sapere. Oggi il problema è che nelle società basate fondate sulla conoscenza, noi siamo uno dei paesi che hanno il più alto tasso di consumo di smartphone, ma se voi andate a vedere l'alfabetizzazione digitale delle persone in Italia fra i 16 e i 24 anni, quindi non parliamo di persone che sono fuori, noi tra i principali paesi industrializzati non compariamo neppure. Quindi attenzione, insomma, è questo, qui torniamo al discorso di prima, cioè che noi abbiamo fatto emigrare, abbiamo fatto scappare una generazione di, o anche due forse, insomma, però nell'ultimamente, di persone, insomma, che poi se ne vanno quelli appunto in alcuni settori che sono più intelligenti. Attenzione, perché quando parliamo di intelligenza non è che parliamo di una roba banale. Se noi oggi guardiamo agli studi che fanno sempre gli psicologi dell'intelligenza e gli statistici sulle distribuzioni del quoziente intellettivo nel mondo, cioè non ci vuole mica niente a capire dove il mondo è già situato ed è già andato, insomma, Corea del Sud, Cina, cioè tutta la fascia, diciamo, asiatica, ci sono le più elevate prestazioni cognitive, diciamo, al mondo. Quindi, poi, certo, noi abbiamo ancora i grossi vantaggi come Occidente, come Stati Uniti, perché abbiamo, insomma, una cultura, una tradizione che compensano con aspetti legati anche all'individualismo, delle relazioni parentali di un certo tipo. Ma queste cose qua possono tranquillamente scomparire. Quindi avere un paese dove circa il 70% della popolazione appunto non è in grado di fare o di usare le informazioni scritte, e queste non sono cose che dico io, leggete i rapporti OCSE, e i rapporti OCSE vi spiegano come stanno le cose, cioè che noi siamo proprio all'ultimo posto in Occidente, siamo messi peggio del Messico, cioè una cosa drammatica. E quindi, cioè, se c'è questo tipo di situazione, poi si capisce anche perché l'Italia in tutta Europa è il paese, no, insieme alla Grecia, la Grecia mi sembra che sia un po' sotto, ma solo la Grecia, con il più basso gradimento della democrazia. Domanda: voi ritenete che la democrazia sia un sistema, la democrazia vi soddisfa come sistema politico? No. Il 70% risponde no. Quindi è una... Penso che, cioè, se voi andate in, cioè, lo stesso dato è invertito in Norvegia. Cioè, in Norvegia l'80% risponde democrazia. Sì, la democrazia è il miglior sistema, che no, cioè la nostra democrazia ci soddisfa, le cose, fanno le cose come noi ci aspettiamo. E questo è una, cioè, quando voi guardate appunto sempre sta Europa, insomma, sempre per quanto riguarda la scienza, adesso finisco. Insomma, io ai tempi in cui ci fu il caso di Bella, insomma, a me, insomma, sembrava una cosa demenziale, insomma, c'era una roba. Io ero giovane, cioè avevo fortunatamente per me, insomma, 20 anni di meno, però la trovavo una cosa demenziale, vabbè. E però, insomma, abbiamo fatto queste battaglie, scritto, eccetera, anche lì. Poi, 3 anni dopo, esce un rapporto dell'Eurobarometro. L'Eurobarometro è una commissione, è un gruppo, diciamo, di sociologi che fanno sondaggi per la Commissione Europea, e quindi dicono cosa pensano i cittadini italiani dell'euro piuttosto che dell'energia, piuttosto di... E quell'Eurobarometro era dedicato alla percezione, o comunque sia, a come i cittadini europei giudicavano o, diciamo, si relazionava con la scienza. Un test che uso sempre, faccio vedere sempre ai miei studenti, un test è incredibile. Cioè, il test consiste nel saper dire come si stabilisce l'efficacia di un farmaco. C'è la domanda e ci sono 4 possibili risposte, e poi ci sono tutti i paesi della Comunità Europea che rispondono.
Norvegia, risposta esatta 70%, Svezia 65%, Danimarca 55% e via dicendo, si arriva insomma, persino la Francia al 45%, Italia 25%. Ora chiunque sa di fisica capisce che se rispondevano a caso veniva lo stesso risultato, ok? Qui in Italia, e poi ho detto, ah, ecco di bella, cioè, che stiamo a scherzare? Cioè, questo è, mi spiega tutto, mi spiega di bella, mi spiega stamina e tutte queste cose. Forse stamina ancora peggio, perché mentre di bella comunque era un medico, nel caso stamina, la cosa che si è scoperta dopo un po' di tempo, era laureato in sociologia. Ma c'erano i bambini. Ci sono i vecchi e i bambini, quando si parla di scienze, sono importanti. Sono un problema. Sono armi di distrazione di massa. Sono un po' distretti. Sì, ma però insomma, il caso di Bella, signori, il caso di Bella sono stati gli oncologi italiani e il ministro, ma soprattutto gli oncologi. Come può Veronesi mettersi in televisione vicino a di Bella? Cioè, ma ti rendi conto o no che lo stai praticamente avvallando? Che messaggio stai dando? Stai dando che lui è il tuo livello. Quindi certe cose secondo me non. E poi nel caso stamina c'è stato di mezzo le Iene, insomma, cioè che a mio parere hanno, e anche lì errori politici, perché se nel caso stamina il ministro della sanità non avesse ricevuto la mamma e non gli avesse detto che quella bambina avrebbe continuato la pseudoterapia, secondo me la cosa si spegneva prima. Vedi tu, ministro della sanità, ricevi la mamma di una bambina che vuole continuare la terapia, non è che gli dici no, senta, guardi, lasci perdere perché non è una terapia, arrivederci. No, dici no, per lei va avanti, per cui tutti gli altri volevano anche loro la stessa terapia, e lì poi ovviamente è intervenuto Celentano ed è la fine. Purtroppo non con uno dei suoi silenzi, ma parlando. Churchill diceva che praticamente c'erano, a differenza delle dittature, le democrazie non curano la formazione delle giovani generazioni, perché le dittature invece lo fanno, no? Fanno un programma definito di formazione, e noi ne abbiamo avuto esperienza nel nostro paese. In Italia, al pari, forse non allo stesso livello di quello che è successo negli Stati Uniti con Vannevar Bush, il rapporto Science of the Endless Frontier, no? la scienza così senza frontiere, c'è stato però un periodo nel quale anche l'Italia sembrava aver imboccato quella strada lì. C'erano Amaldi, c'erano insomma qualche politico e qualche scienziato che lavoravano insieme, c'è stato in quel periodo storico, sto parlando degli anni 40-50, immediatamente 50, ecco, più che altro prima anni 60. Poi questa cosa è andata scemando e ci troviamo oggi in questa situazione, insomma, che poi, per fare riferimento anche a quanto si discuteva prima nella presentazione precedente, è vero che c'è la società, ma adesso c'è anche sempre più difficoltà a capire la differenza in questa democrazia rappresentativa del livello culturale anche dei parlamentari, no? Perché prima c'era una, magari non erano appunto vicini alle materie scientifiche, però comunque erano persone di un certo livello culturale. Quindi questa cosa si vede, si può intravedere, ci sono degli strumenti che possiamo mettere in campo per cercare di invertire la rotta, oppure dobbiamo fare la valigia? No, io penso di no, che non ci sia modo di invertire la rotta, però il fatto è che è vero che noi abbiamo avuto dei momenti, che noi, cioè, ci sono state delle realtà abbastanza importanti e interessanti in Italia, però ancora una volta queste situazioni che apparivano anche promettenti sono state asfissiate dalla politica. Quando sono stati messi in galera, insomma, è stato messo in galera Ippolito, poi successivamente sono stati messi in galera anche quelli di studio superiore di sanità, Giacomello e l'altro. I conflitti politici hanno in qualche modo deciso di
entrare in un settore dove non si voleva che vi fosse l'autonomia, perché poi alla fine quello su cui si giocava molto è che lo stesso Saragat in un famoso articolo lo scrisse: ma che è sta storia che gli scienziati devono essere liberi di decidere loro cosa fanno e cosa non fanno? Siamo noi, eletti dal popolo, che diciamo cosa gli scienziati devono fare. E questa è una cosa che è andata avanti e che continuerà. E io sono sicuro, ma ci posso giocare, mi ci posso giocare... Non ci sbilanciamo. Me lo posso anche giocare, che arriveremo molto presto con l'attuale, diciamo, orientamento politico a che appunto la politica detterà le cose, insomma, che si dovranno fare o che non si dovranno fare, o che si potranno fare o non si potranno fare in ambito scientifico. D'altra parte, cioè, tutti e due in questo momento i partiti, insomma, che tengono in piedi questo governo, insomma, qualche problemino a casa loro con la scienza ce l'hanno avuto e continuano ad averlo. Per ora, insomma, se ne stanno zitti e tranquilli, insomma, ma basti pensare a cosa è successo sui vaccini, basta guardare cosa è accaduto sui vaccini. Cioè, abbiamo fatto una figura veramente meschina e peregrina, insomma, per ovviamente evitare di far venire fuori quelli che sono, diciamo, i sentimenti più profondi su alcune questioni, ma cioè, quando un vice premier dice che vuole censire i Rom, insomma, voglio dire, puoi fare, perché dici che devi censire i Rom, insomma, quando tutte le dittature che hanno poi fatto delle deportazioni e cose del genere sono partite da lì, insomma. Cioè, quindi sono secondo me atteggiamenti e modi che sono dei campanelli d'allarme, al di là di quello che si fa, che non si fa, che poi, insomma, uno magari si ferma, lo dice, provoca, vede che cosa succede. Insomma, io non lo vedo un clima così promettente per un lavoro fatto in un ambito accademico e scientifico la cui produttività e la cui qualità dipende dalla libertà. Io vorrei, insomma, ci avviamo alle conclusioni, abbiamo trascorso quest'ora molto, molto interessante, e volevo chiederti, come, insomma, così chiosa, anche relativa al tema, insomma, quindi questo rapporto scienza-democrazia, come, insomma, hanno un orizzonte comune, che è quello appunto della libertà, del metodo, quindi quali, se ci possono essere, ecco, non dico degli auspici, ma delle cose concrete sulle quali una piccola comunità come quella che abbiamo, insomma, oggi convocato qui in questo incontro al festival, ma anche le persone che facciamo riferimento a quel 30%, che cosa si può fare, quali possono essere delle azioni che ci possano portare anche a cercare di rinvigorire questo rapporto, farne capire diciamo, l'importanza, consapevoli del fatto appunto che vivere in un paese che dice che la democrazia è un qualcosa di trascurabile, non è la migliore forma di governo, è quantomeno preoccupante. Io penso che una cosa che andrebbe detta un po' più spesso è che ma io non riesco a immaginarmi un'altra attività umana diciamo, praticata in un contesto, insomma, democratico in senso appunto di costituzione, di avere una costituzione. Non mi immagino alcuna attività umana che abbia migliorato altrettanto la vita di quello che ha fatto la scienza. Cioè, io farei studiare un po' di storia, insomma, cioè farei a tutti quelli che poi rompono le scatole sulla questione dei vaccini, cioè gli farei leggere qualche cosa, insomma, sulla mortalità infantile anche solo alla fine dell'Ottocento, non voglio andare più indietro, per carità, anche sulla fine dell'Ottocento e del Novecento, vorrei ricordare, insomma, se noi oggi, insomma, godiamo di certe condizioni, insomma, aspettativa di vita, salute, farmaci, cioè, tutta una serie di robe che, cioè, ormai
la gente la dà per scontata, insomma, la gente riesce a vivere così bene, così tanto, grazie appunto ad alcune conoscenze, ad alcune tecnologie, e poi vabbè si invaghisce dell'omeopatia, che per carità va benissimo, no? Cioè, nessuno si vuole curare, purché non curi suo figlio con l'omeopatia se è davvero malato, perché questo, cioè, è un crimine, ma insomma si vuole curare con l'omeopatia. Però il problema poi è di appunto pensare o ritenere sempre, siccome le persone che poi credono queste cose un po' campate per aria, insomma, non sono nemmeno molto sicure, allora vorrebbero che un'autorità la imponesse, cioè quindi che, ne so, gli fosse rimborsato con del sistema vaccinario, che qualcuno gli dicesse sì, l'omeopatia funziona, una ficata, così. Invece no, insomma, quindi libertà, le persone sono libere quando sono adulte e maggiorenni di pensarla e di praticare quello che vuole. Oramai adulte vaccinate non si può più dire. Si dice più. di praticare quello che vogliono, ma allo stesso tempo diciamo che ci si renda conto e che si diffonda sul piano, insomma, dell'informazione pubblica, sul piano dell'istruzione, che si mandino in giro, insomma, una serie di conoscenze che possono mettere le persone nella condizione di apprezzare maggiormente quello che hanno e appunto di non aderire all'amore.